Al via la 16ª edizione della gara velico-gastronomica Mare Magna, che parte da Cetara, poi rientra a Cetara. Ci può spiegare un po' in cosa consiste? Una gara tutta particolare, perché gli equipaggi saranno impegnati su due campi: quello velico, nel fare una gara velica, quindi una regata velica, e contemporaneamente parte dell'equipaggio deve cucinare a bordo, e quindi ci sarà anche una gara gastronomica. La Mare Magna lo vince l'equipaggio che riesce a totalizzare più punti sia in regata che in cucina, quindi ha la doppia valenza. Dunque si parte il 29 maggio, poi si cucina, quindi c'è anche la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Certamente, la manifestazione ormai da sempre, da 15 anni, è fatta in collaborazione con Slow Food, che è un'associazione culturale a livello nazionale che si occupa soprattutto di valorizzare i prodotti tipici gastronomici. E in più lo scenario è quello della Costiera Amalfitana di Cetara, uno dei centri più belli che ci sta in Costiera Amalfitana, e che è famoso soprattutto per la pesca delle alici e soprattutto il modo di trattare e di conservare le alici con la colatura. Quindi siamo in un posto che è proprio intriso sia di mare che di cucina legata al mare e alle tradizioni. A che ora è la partenza? La partenza è alle 11 di domenica e si concluderà orientativamente intorno alle 16-17, sempre sul porto di Cetara. La manifestazione di quest'anno è fatta in collaborazione con lo Yachting Club, che ci ospita come sede logistica, dell'Azimut di Salerno, che ci fornisce le strutture logistiche, e quindi con Slow Food, per cui praticamente anche questo è un nostro modo di fare le attività, quella di mettere insieme più soggetti, tutti concentrati nella riuscita di una manifestazione. È possibile anche degustare questi prodotti una volta rientrati al porto a Cetara? Certamente, ci saranno dei banchetti dove ci sarà la possibilità di assaggiare i piatti che sono stati cucinati a bordo.